ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La vittoria conquistata mercoledì a Olbia ha ridato slancio all'Ancona. La formazione dorica, infatti, con i tre punti ottenuti nel turno infrasettimanale, è salita in decima posizione, riguadagnando la zona playoff. Un piazzamento però che andrà confermato, e per farlo occorrerà fare risultato domenica pomeriggio alle 14.30 sul difficile campo della Virtus Entella. Mister Colavitto, espulso mercoledì, non sarà in panchina. Curioso il fatto che il cartellino rosso per il tecnico dorico sia arrivato proprio sul campo in cui esordì da calciatore nella Coppa Italia di Serie C. In effetti Olbia ho esordito in Coppa Italia in Serie C, avevo 19 anni, quindi ho esordito proprio su quel campo. E per la prima volta sono stato espulso proprio sul campo dell'Olbia da allenatore professionista. Segno del destino, non lo so. La sfida contro l'Entella per l'Ancona rappresenta un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione e Colavitto ne è consapevole. Una tappa importante, Chiavari, quindi dobbiamo capire in che momento storico ci troviamo. Momento importante, no? Quindi alla fine i ragazzi li vedo che mi guardano negli occhi, per me sono segnali positivi. Là, incontriamo una squadra comunque costruita per il salto di categoria, quindi una squadra di tutto rispetto, e noi l'affronteremo con un momento, diciamo così, emozionale positivo. Ecco. A seguire la squadra domenica ci sarà anche il presidente Tony Tiong. Sì, ci fa piacere che comunque il padron che dall'altra parte del mondo viene a vedere questa partita, quindi lo abbracceremo e speriamo di fargli un regalo.